Buongiorno a tutti e ben ritrovati a Radio 3 Scienza, oggi dagli studi RAI di Milano. E oggi abbiamo in studio Graziano Martello, Università di Padova. Torniamo su un tema caldo, un tema di cui si discute più volte, abbiamo discusso anche qui da questi microfoni, ed è quello della ricerca sulle cellule staminali, in particolare sulle staminali embrionali, che nel nostro paese è ancora molto complessa, non solo dal punto di vista scientifico, anzi prima ancora dal punto di vista proprio della possibilità di effettivamente lavorare, quindi fare ricerca in modo libero. Ed è questa proprio la mia prima domanda: cosa si può fare veramente in Italia, o meglio cosa non si può fare in questo settore? Qual è, diciamo, il grado di libertà che come ricercatore sente di avere? Allora, la ricerca sulle cellule staminali embrionali è possibile in Italia. Non è possibile derivare staminali embrionali da embrioni umani in Italia, ma è possibile farlo all'estero e poi utilizzare quelle cellule. Diciamo che il vero problema non è la normativa, ma è il fatto che il governo tipicamente non finanzia questo tipo di ricerca per motivi che vanno al di là della scienza. Quindi qualche ascoltatore ci sta già scrivendo al 335-5634-296 che forse questo è, potremmo definirlo quasi un tratto ipocrita però della politica della ricerca in Italia. Lei che ha vissuto all'estero e lavora qui, ha scelto di tornare qui per lavorare su questo tema, come la pensa? Sono perfettamente d'accordo su questo, nel senso che se un paese decide di avere una certa linea dovrebbe seguirla fino alla fine. Quindi o non si finanzia e si veta, oppure si lascia la libertà di farlo. Diciamo, c'è anche un serio problema in Italia, che è quello che manchi una scuola, se vogliamo. Nel senso che io mi interessavo molto a questo argomento e ho dovuto andare all'estero per impararlo, e a differenza di altri ambiti non abbiamo una tradizione di cellule staminali embrionali in Italia. Esatto. Ecco, negli ultimi anni ci sono stati dei laboratori di ricerca italiani e qualche ricercatore anche molto presente sui media, che hanno difeso molto la ricerca con le cellule staminali adulte. Dal suo punto di vista, quello che si può fare con le staminali embrionali e con le adulte, in cosa si differenzia? Dov'è veramente la questione? È vero che si può fare tutto anche con le cellule staminali adulte? No, questa in realtà ancora è un esempio, secondo me, di ipocrisia, se vogliamo. Allora, le cellule embrionali staminali possono dare origine a qualunque tipo cellulare dell'adulto. Invece le cellule adulte, cioè della pelle, possono fare solo la pelle. Perciò, ad esempio, i neuroni, se abbiamo bisogno di generare neuroni per trapiantarli, da dove li prendiamo? Non è possibile fare con le cellule adulte. Quindi c'è questo primo problema. Quindi, in alcuni casi, è vero, la cellula adulta potrebbe essere una soluzione, ma non sempre. Ecco, c'è anche una professoressa, che è Elena Cattaneo, che lavora su cellule staminali da molti anni, che sottolinea sempre come lavorare sulle staminali embrionali significa anche conoscere noi stessi, cioè andare all'origine di come ci siamo formati o si forma l'organismo. È d'accordo su questa definizione? Cioè, lei difende questo tipo di ricerca pensando è anche una ricerca di conoscenza, non solo appunto in visione applicativa, è una ricerca proprio per capire come siamo fatti. Beh, io nasco come training, come embriologo, diciamo. Mi facevo direttamente a biology prima e poi mi sono spostato verso le staminali, e l'ho fatto proprio per questo tipo di interesse. Quindi, ovviamente, non essendo possibile studiare gli embrioni umani, e le cellule embrionali staminali possono essere uno strumento, diciamo, in vitro, un surrogato da cui imparare lo sviluppo dell'uomo. E infatti, quando dicevo che dalla staminale possiamo fare i neuroni, noi dobbiamo ricapitolare in laboratorio i passaggi dello sviluppo che portano alla formazione dei neuroni. Quindi noi dobbiamo conoscere lo sviluppo dell'uomo in vitro grazie alla staminale per usarla. Ecco, vedo che arrivano tanti messaggi oggi qua, 335-5634-296, e alcuni ascoltatori sono preoccupati poi di alcune applicazioni che si possono fare. Dicono, ma tutto sommato, ma lavorare sulle staminali embrionali non significa poi fare una ricerca che possa avere anche implicazioni etiche molto profonde o complicate? Se il riferimento indiretto è la clonazione, questo, diciamo, è una cosa che piace molto. Diciamo, nell'immaginario delle persone si tende a pensare a dare molto peso a questo. In realtà non c'è nessun tipo di interesse dal punto di vista della comunità scientifica. Diciamo, il padre della clonazione, appunto, quando ha preso il Nobel, Gerdon, lui poi ha detto che la clonazione è stato un prodotto inaspettato della sua ricerca. Non aveva nessun tipo di interesse a farlo, lui voleva dimostrare qualcos'altro, insomma. Quindi
siamo persone ragionevoli, ci sono delle normative, quindi questi rischi sono più nell'immaginario che concreti. Allora, lei prima diceva dalle staminali adulte posso fare solo altri tessuti, cioè posso derivare solo dei tessuti analoghi, però anche qui un ascoltatore ci scrive, Nicola, al 3355634296 ci dice: ho letto che si possono riprogrammare le cellule adulte per fare staminali, è vero? Questa è una ricerca di cui si è parlato molto, forse non ci può aiutare a capire esattamente cosa si può fare davvero. Allora, questa è una cosa assolutamente vera. Ad esempio, faccio un esempio. Il main focus, diciamo, del mio laboratorio è capire come funzionino queste staminali embrionali umane, ma usiamo anche quelle riprogrammate. Quindi è una ricerca di base, ma perché pensiamo o penso che sia importante? Quando si vanno a differenziare queste cellule, quelle che abbiamo attualmente, non sempre si differenziano bene, non sempre riusciamo a ottenere buoni neuroni, ad esempio, o alcune volte non riusciamo a ottenere buoni cervi del muscolo. Questo perché le nostre condizioni che stiamo utilizzando non sono ottimali. Quindi al momento le cellule di origine embrionale sono quelle che noi utilizziamo come il nostro miglior tipo, a cui poi paragoniamo quelle riprogrammate. Però in realtà non abbiamo ancora il tool migliore. Quindi fare questo salto concettuale che le riprogrammate vadano bene uguale, no, in realtà non sono proprio la stessa cosa, e a dire il vero nemmeno quelle embrionali vanno ancora bene. Quindi c'è ancora da capire su come funziona questa cellula. L'importanza è capire come funziona. Allora, un'ultima domanda, abbiamo ancora un minuto con Graziano Martello, ed è questa. So che appunto il campo è molto vasto, però sono anche molti anni che sentiamo parlare di ricerca sulle staminali, ci sono anche tanti malati che attendono terapie. Cos'è che si può fare veramente oggi? Cioè, cos'è che è già arrivato a uno stadio di possibile terapia che effettivamente funzioni, e invece dove siamo molto, molto a monte? Come staminali embrionali o in genere? In generale. Allora, in generale abbiamo dei grossi successi italiani che sono appunto basati sull'utilizzo di cellule staminali adulte, quindi per o correggere gli effetti genetici, e quindi staminali o del sangue o della pelle. Qua chiaramente il trucco qual è? È facile trapiantare, prendere, isolare, espandere e reinfondere o ritrapiantare, insomma, queste cellule. Però anche dal punto di vista di quelle embrionali o quelle riprogrammate, appunto, stanno già iniziando dei primi trial in cui si prende, insomma, una cellula della pelle, la si fa differenziare, poi si crea una cellula dell'occhio, diciamo, che è più facile ancora una volta trapiantare. Questo è un trial già iniziato in Giappone. Quindi iniziamo a vedere dei primi studi. E ripeto, nel caso di quelle adulte abbiamo già in realtà dei risultati su pazienti, quindi questi sono lavori già insomma, che entreranno o che sono entrati nel caso della pelle nella pratica clinica. Ultimissima domanda, forse ancora proprio 30 secondi dalla regia, ed è questa. Lei diceva prima ci sono, insomma, delle situazioni legislative che differenziano le possibilità di fare ricerca nei paesi, e invece questo tipo di ricerca però sembra molto legato a un ambito internazionale. Scambiate informazioni, com'è il tipo di lavoro? È una comunità che collabora molto a livello internazionale? Diciamo che per forza di cose la ricerca deve essere collaborativa internazionale. In questo caso forse anche di più, perché come dicevo i grandi laboratori, insomma, che si sono occupati per decenni di questo stanno all'estero, quindi diciamo è strategico, è molto utile essere in attivo scambio e collaborazione con loro. Quindi esatto, io tuttora lavoro con, diciamo, un team di un network di collaborazione internazionale per fare.